ore 21 di venerdì 26 giugno 2009. La terza edizione di Artes sta per avere inizio. Buon divertimento a tutti. Primavera, svegliatevi bambini, alle ascine messere aprile, fai ruba tuo. Franco Polcri, sindaco di Sansepolcro. Allora sindaco, tutto il pomeriggio a sfogliare la margherita, poi insomma il bel regalo serale, non piove, è un clima gradevole e soprattutto c'è tanta gente. Tanta gente, la gente ha bisogno di questi incontri, la gente ha bisogno di stare insieme, di amici. Fra l'altro, sì, la rassegna degli antichi mestieri artigiani, però c'è anche tanta vita rurale, è il momento della prosperità. È il momento della prosperità, quindi un momento magico della natura e anche magico a Sansepolcro grazie ad Artes e grazie al mondo degli artigiani. Andrea Serrini, presidente provinciale aretino di CNA, un presidente esordiente perché lei è in carica da quanto? 2 settimane? Neppure 2 settimane, quindi questa di fatto è la prima. Io solo in questa chiesa. Silenzio in chiesa. Sono priore, sono Gino! Madonna è fiatata, ubriaca a me, che c'è? Ma pazienza, sono priore, ma e mi volevo confessare, già che l'ho vista, mi sembra l'ora giusta. Che la mia confessa? Facciamo una osina svelta perché sono solo e c'ho un monte da fare, dai, dimmi che c'è, su! E c'ho un peso, gli volevo dire i miei peccati, e vedevo sempre lì con Luigino, là, Marco, Agna, si va sempre all'osteria, si beve parecchio, salsi il gomito, sa come lei, e non ci si trattiene, ecco. E codesto vi si fa mettere un catetere per uno e si sistema la cosa. Però quando tu vieni a confessarti, tu gli dai tutti i tuoi peccati. Sono priore, io glielo ho detti tutti, Tutti. Il vin santo dall'ampolla e l'ha bevuto. Non si sente? Il vin santo dall'ampolla e l'ha bevuto. Non si sente? Il vissato dall'ampolla l'ha bevuto! So priore, se gli dico un si sente o si sente, la venga a vedere se si sente da questa parte. Ho rifatto il confessionale in ora, non è possibile, si sente. Chi è andato a letto la mia mamma l'altra sera? Ti hai ragione, da questa parte non si sente nulla, bene. Ora mi raccomando, si dice 7-8 litanie e il chierichetto mi dice come si risponde. Bello tutto! San Gallo Nero, velo tutto, San Passito, velo tutto, San Buha, vela tutta, Santa Madonnina di Grappa, vela tutta, per chi non è diabete, Santo Onore, velo tutto. Ogni tanto organizzo archeggito alle mie parrocchiane e spesso si va San Bensà. Ora, ci hanno leato due feste, però non ci si può lamentare, via, ci hanno aumentato un santo, San Culo Noi! S'era in Chianti e un povero uccelletto, ferito dalla fionda, un maschietto, andò per riposare, la offesa, sulla finestra aperta di una chiesa, dalle tendine del confessionale il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase intento a confessare la gente. Signora, quest'uomo funziona tutto regolare a casa per ora? Alcuni in ginocchio e altri a sedere, dicevano i fedeli le preghiere. Una donna notavo l'uccelletto, l'uccellone, lo prese al caldo e se lo mise al petto. D'un tratto un cinguettio ruppe il silenzio, il prete a quel cantare cessò di confessare, e scuro in viso, peggio della pece, s'arrampicò sul pulpito e poi fece
Fratelli, dia all'uccello per favore, esca fuori dal tempio del Signore. I maschi un po' stupiti a tal parole, lenti si accinsero ad alzar le suole. Ma il prete a quell'errore madornale. Fermi! Mi sono espresso male! Rientrate tutti e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa con la corona in mano, 100 donne s'alzarono pian piano, ma mentre se ne andavano il parroco strillò: sbagliate ancora, rientrate, io non volevo dire quel che voi pensate, ecco quello che ho detto, torno a dire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire, ma mi rivolgo e non ci sia sorpresa soltanto a chi l'uccello ha preso in chiesa. Finì la frase e nello stesso istante le monache s'alzarono tutte quante e con il viso pieno di rossore lasciavano la casa del Signore. Oh Santa Vergine! Esclamò il buon prete. Fatemi la grazia se potete. Poi vi dico piano piano, s'alzi soltanto chi ha l'uccello in mano. Una ragazza che col fidanzato s'era messa in un angolo appartato, sommessa mormorò col viso smorto. Ma tu me lo stacchi. Il che ti dicevo? Ha visto? Se ne è accorto! Allora, io mi chiamo Ennio Ortichi, detto Cecco. Io sono Filippo Dini di Piandiscò, detto Gino. Me lo ricordo mia io. Simone Ermini, detto Miro. E io sono Simona Romanelli, la Fedora. Oh, e tutti insieme siete? Gli amici di Chianti. Specificando di apostrofo Chianti, eh. Esatto, non del la Toscana, la Toscana. Di Chianti. E diciamo che da questa edizione siete anche gli amici di Artes. Grazie, sì. Una bellissima festa. L'anno scorso siete venuti, avete avuto un successo e infatti quest'anno che successo? Avete raddoppiato. Esatto. L'anno scorso, due sere quest'anno. Esatto, un altro anno si farà il terzetto. Anche perché oltre non si va. Oltre non si va, 3 giorni, va benissimo, siamo contenti, molto. Allora, bentornati intanto a Sansepolcro e avete portato una bella atmosfera di Toscana, avete proprio ripulito l'aria, insomma da questa sera siamo toscani. Proprio immersi nell'atmosfera toscana, vero? È vero, infatti piove oggi, stasera invece c'è sereno, guarda, questo è il lavoro. Dipende da voi. Ma magari. No, siamo veramente contenti di venire qui da voi perché è davvero una bella festa, siete gentilissimi, guarda. Perfetto, grazie. Insomma, questa Fedora era una donna particolare, è vero, eh. Mamma mia, mi sono innamorato anch'io pur non conoscendola. Come ti permette? Ma... Che gli è sonori Firmino? Oh, gli hanno migliorato parecchio dall'anno scorso, eh! La Fedora, che si può dire? È il nostro cavallo di battaglia, la nostra cavalla di battaglia più che altro. E se non sapesse lei, si farebbe a meno, naturalmente. Che gli devo dire? La festa è bellissima, venite a vederla anche il prossimo anno! E speriamo che non ripiova! Sarà un'altra storia oltre la Fedora il prossimo anno, chi lo sa? No, il gruppo rimane questo, è stabile, non si cambia, non si cambia. Scambiamo due parole anche con questo signore che si era vestito da prete, ma lei quando è in chiesa non deve pronunciare frasi a doppio senso, ha visto i fedeli spariscono tutti dopo, no? Se l'hanno a male. No, sono spariti dopo la messa, era bella e finita e sono spariti perché mi sembrano di braccino corto, ma a parte quello, noi ci si viene veramente volentieri e siamo l'unico gruppo come la settimana egmistica, quello è vanta innumerevoli, ma innumerevoli tentativi di imitazioni, ma non ce la fanno. Questa squadra io mando la ritrova, non c'è verso. Siamo troppo forti, siamo forti, che ci devo fare? Allora, amici di Chianti, cioè Toscana Doc, veramente queste storie chiaramente hanno una base di verità, perché poi
verranno rifiocchettate, però insomma è toscana pura, sono le storie della Toscana, di questa regione che è stupenda, esatto, anche e direi in qualche caso soprattutto per la gente che ha. Esatto, perché poi tutte le canzoni popolari hanno un finale sempre pepato, come si dice, no? Quindi sono cose popolari ormai da una tradizione. A proposito, come tu ti chiami? Claudio. Sì, l'anno scorso mi avete dedicato, ora rifate il bis, sì. Vieni mio Claudio, vieni. Dove dici dove? Vieni alla quercia antica. Ti mostrerò la figa. La fibbia del gile, allora sì, alla huerciantia ci vengo sì, allora la huerciantia ci vengo sì. Quindi capisci Pepe Indoglie, capisci? Ecco, allora, l'unica cosa che posso dirti è che io abito vicino al castagno, va bene il castagno, beh, sì? Benissimo. Allora andiamo allora, vai. Arrivederci, ciao a tutti, buonanotte. Andiamo, lo si va.